vediamo il secondo esempio di identità, che è questo, in cui abbiamo qui una funzione relativamente semplice che sappiamo però come sviluppa, come si sviluppa. Cos 2x è praticamente equivalente a cos quadro x meno sen quadro x. Questa è una delle quattro possibili forme che ha la cosiddetta formula di duplicazione del cos. Qui che cosa abbiamo? Una differenza di quarte potenze, come il famoso x alla quarta meno y alla quarta che ogni tanto ci trovavamo in prima quando facevamo i prodotti notevoli. Questo qui, una differenza di quarte potenze, siccome le quarte potenze sono dei quadrati, questo è come avere x quadro al quadrato meno y quadro al quadrato. Quindi come differenza di quadrati si possono scomporre in somma per differenza. Somma per differenza di che cosa? Di questi x2 e y2. Quindi questo qui diventa praticamente un x quadro più y quadro per x quadro meno y quadro. Che poi a sua volta questo può anche lui essere scomposto. Però in ogni caso un primo livello di scomposizione si fa passando dalle quarte potenze ai quadrati. Quindi questa roba qua può essere appunto scomposta in una somma per differenza di che cosa? Di cos quadro x sen quadro x, cos quadro x e sen quadro x. Quindi in un primo passo abbiamo di qua svolto la formula di duplicazione in una delle quattro maniere possibili. Di qua abbiamo svolto un prodotto notevole che è una differenza di quarte potenze. Adesso noi sappiamo dalle relazioni fondamentali che tutta sta roba qua vale 1. La solita somma del quadrato del sen col quadrato del cos fa 1. Quindi questo qui è un fattore che si potrebbe anche togliere, perché moltiplicare per 1 è come lasciare le cose così come stanno. E allora vedete che alla fine questo cos quadro x meno sen quadro x al primo membro è proprio uguale a quello che abbiamo al secondo membro e l'identità è confermata.